Soffia, mamma, soffia, soffia. Dai, dai. Brava! Auguri! Dovrei fare 100 anni come feci io. Di buona salute. Un compleanno speciale nella piccola frazione di Vigliatore, di Terme Vigliatore, dove nonna Marianna, affettuosamente chiamata nel paese Mariannina, compie ben 100 anni. Mamma del noto senatore Domenico Scilipoti Isgrò. E questa mattina è venuto il parroco, è venuto il comandante dei vigili urbani, in rappresentanza del comune di Terme Vigliatore, e adesso siamo pronti alla torta. Pochissimi gli invitati per le costrizioni del Covid, ma questo non impedisce di festeggiare un traguardo così importante. Auguri! Auguri! Grazie. Il suo figlio, e per l'esperienza che c'ha, con tutto il tempo della guerra, tutto il resto, no? Quante cose passate ci sono. Ma Dio Signore, grazie, sono ancora qui. Questo grazie con il cuore vale più di ogni altra cosa. E allora, signora Marianna, è cresciuta i figli, volevo bene a tutti. Poi i miei figli crescevo e per sposare, sposò, pigliò una bella ragazza, ora hanno i figlietti, due figlietti hanno. Mi piaceva ballare, a cantare, a lavorare, e tutto facevo, la mia vita faceva tutto, sempre in chiesa, sempre. Il commissario gli fa i migliori auguri alla signora Marianna Marchese, un bellissimo giorno, il suo giorno più grande, ed è grande anche per noi. Io veramente non mi aspettavo che dovevo essere io proprio a festeggiarla, perché per me è un momento emozionante, perché da bambino la signora Marianna mi ha accudito. Marianna è mia mamma, perché io ho vissuto a Vigliatore e sono onorato di dire Vigliatore, perché quando io ero bambino era la migliore frazione che esisteva sul territorio. Era una zona commerciale, avevamo una stazione che commercializzava piante di agrumi, insomma, era un paese bellissimo. Sbagliava sempre, perché ad una rena usavamo, travagliavamo da carusi. E siete stata sempre bene del salute? Stavamo sempre bene, mangiavamo la frutta, ne mangiavamo pure senza lavata. Asciuppavamo dall'aria biologica, la frutta, asciuppavamo la frutta mentre che mangiavamo. Ora invece la mal lavare tante volte, li scantavamo, perché sono cose malarate. Ognuno aveva un destino incontro. Però siete contenta, faceste una bella vita voi, eh? Sì, no? Mio figlio bravo stesso, mio figlio educato sempre, è stato con me, con tutti. Hai educato con tutti, amici con tutti. Ma poi è diventato pure onorevole, importante. L'hai visto tu? Come no? Mamma, la targa che ti ha consegnato il comune di Terme Vigliatore e nella persona e rappresenta il commissario straordinario, che è stato cortesissimo e gentilissimo. Grazie anche a te, Nino, per le bellissime parole che tu hai utilizzato nei confronti di mia madre, e mi accingo a leggere la targa. Comune di Terme Vigliatore, città metropolitana di Messina. Alla signora Marianna Marchese, cittadina di questa comunità, giungono sentiti auguri per il raggiungevole traguardo dei 100 anni. Grazie di cuore, veramente tutti siamo commossi, da Nino a Michele, a me in quanto suo figlio, ma siamo tutti commossi. Come acca, come ad una regna pure rispettoso. La piccolina andava a Savagliare, andava a scuola e poi quando aveva 6 anni, 7 anni, perché aveva a Savagliare, per poter campare. Che tanto Savagliare un morioso, ora i figlioli non Savagliano, ma tanto Savagliare un morioso. Ora stanno più bene qua. Con la grazia di Dio stanno più bene. Tanto invece c'era più fame,
Mi sono contata che c'era fame ad una rena. Come no? Quando non pigliavano visce, Santiago, ricordi? E mi facevano una mulia. Santiago, mi facevano era con mio figlio con una mulia, mi scuncicava, oh signori, mi mulia bene. Era stato. Invece ora non sono andata. Sono chiusa contento ora. E pazienza. E Santa ne pensa nulla. E pazienza. Ci pensiamo ne oggi. Che fa bene e che fa male, sabato noi che fa male. Basta che facciamo bene ne oggi. E ognuno che devono fare fanno. Ma siete contenta che facesse 100 anni? Sì, sono contenta, grazie al Signore che mi fece fare, grazie. Senatore Scilipoti, o Mimmo, visto che ci conosciamo praticamente da sempre, cosa si sente, che emozione essere accanto a un numero così importante? Ma è un numero importantissimo perché ho avuto la fortuna di avere la mamma che compie 100 anni oggi. È un giorno importante come il giorno del battesimo, il giorno del matrimonio. Sono giornate importantissime che segnano la vita. Io mi auguro che questa festa che abbiamo fatto oggi per mia madre, anche in forma ristretta, ogni cittadino del mondo la possa fare nei confronti dei propri genitori. Aspettando di poter raggiungere anche il cittadino, la meravigliosa quota 100, cioè dire questi 100 anni, perché è qualcosa di veramente molto bello. C'è un secolo di vita vissuta. Ecco, io ieri sera mi sono un po' divertito con i nostri telespettatori a lanciare l'idea di darmi una potenziale domanda da fare a nonna Marianna. Tra queste me ne è arrivata una particolare: come ha fatto a resistere, a vivere così tanto tempo in un piccolo paesino? Però mi viene da pensare, e forse è proprio questo il segreto. Ma il segreto è vivere in ambienti che sono dimensione uomo, questa dimensione uomo che permette di vivere intensamente ma anche in modo meraviglioso il proprio percorso della vita. Qual è il segreto? Il segreto è cercare di nutrirsi bene e pregare, e per chi è credente avere la speranza e l'amore del nostro Dio che ci possa sempre guidare, illuminare e proteggerci nei momenti di grande difficoltà che noi attraversiamo nel corso della nostra vita. Da parte mia, da parte della redazione di Onda TV, del circuito regionale Bella Sicilia, gli auguri chiaramente per questa bella giornata a questa comunità di Vigliatore che ha vissuto nei limiti del Covid un momento di festa particolare. Ma un grazie, io vi ringrazio, un ringraziamento particolare al direttore della testata giornalistica, a Onda TV e a tutti coloro i quali ci hanno dato e ci hanno regalato attraverso qualche immagine questa felicità attraverso la condivisione della giornata di oggi. Grazie ancora di cuore. Padre nostro, dai, facciamo la preghiera e chiudiamo con la preghiera, dai. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetta a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma libera ogni male, questo sì. Amen, grazie, grazie. Maria lavava, Giuseppe stendia, suo figlio ciancia, culatte oliva. Sa zitto, mio figlio, che adesso ti figlio che latte di te, ci diceva mamma, o figlio. Giuseppe sentia che era papà. Bravo. Io ringrazio, oh Signore, a Madonna, a tutti i santi e a tutti quelli che mi vanno bene. Saluto a tutti e grazie per tutti.